viaggio al parco, sai, si parlava di quando ci si allenava nel fango e il mondo lo si scopriva giocando. Ricordi il tipo che parlava poco, lui già vedeva il suo scopo, dentro lo sguardo bruciava quel fuoco. Amava il gioco, amava il suo pallone, viveva per diventare il migliore, lo si chiamava il campione. Sembrava un uomo con le sue scarpette addosso, guardava avanti in fissa e diceva a se stesso: ci sei solo tu con quella porta davanti, e un tiro da segnare che aspetta per suonarti. Se tutti quei sogni per cui tu corri li meriti davvero, sono solo illusioni poli. Solo tu e quella porta più là, sotto i fischi di tutti quando quel tiro non va, particolari sciocchi se pari si vede dagli occhi. Paura, tu corri. In questa vita niente dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da adolescente. Buonasera ragazzi, buonasera ai miei ospiti in studio, bentornati, benvenuti al gioco del calcio, giovedì ore 21, quindi noi sempre qui puntuali. Oggi con una società che ha una bella storia dietro, ce la racconterà dopo il suo presidente. Ovviamente comincio con salutare i miei ospiti. Mi guardi e ridi perché mi sono arrivate email e lettere in cui e anche la regia me lo dice in realtà, che quando finisce il programma dice non lo saluti mai. Ma addirittura ce le mail? Sì, due mail. Dice, ma ce l'hai con lui, Alessandro Gatto? Facciamogli anche un applauso, grazie. Così è contento. Buonasera. E poi devo dire la frase magica, benvenuti alla sesta puntata del gioco del calcio con la U. Esattamente, perché normalmente come me l'hanno ragazzi, chiesto di dirlo voi, che fa ridere questa cosa. Ah, fa ridere? Dillo a tua tutte moglie? Le volte. Sì. Voi sapevate che si chiama gioco, vero? Esattamente, voi sono bravi, cioè, sono tutti i ragazzi preparati. Allora, comincio con presentare i miei ospiti qui alla mia destra, ovviamente Flavio Rollo, grazie Flavio. Buonasera a tutti, ciao Giuseppe. Ormai sei una ciao, faccia Sandro. Conosciuta, tra un po' comincerò anche a fare le interviste per il gioco del calcio, quindi sì. L'abbiamo promosso a intervistatore ufficiale del gioco reporter. Del calcio. Reporter. E reporter, un nuovo mestiere. Accanto a Flavio, Alessandro Boccolini. Buonasera a tutti. Ti ho preso? Sì. La cosa non sbagliata. Ogni tanto sbaglio qualche nome. E accanto ad Alessandro, il presidente del COR 2005, Giancarlo Galloni, cognome che mi risulta molto facile ricordare. Buonasera Giancarlo. E accanto a Giancarlo abbiamo l'allenatore di questi ragazzi allievi 1998, Luigi De Santis. Salve. I ragazzi li presentiamo più tardi. Da quest'altra parte, oltre ovviamente ad Alessandro Carta, c'è Claudio Ceccarelli della RS Roma al posto di Artemio, molto meglio ovviamente. Accanto a Claudia abbiamo forse l'unico giocatore serio dell'Ardita San Paolo. No, va bene, poi dopo lo spieghiamo perché. Dai, prendi il microfono. Giusto, sei l'unico giocatore serio della Fiat. No, non sono l'unico giocatore serio. Damiano Vannicola, giusto? Ho detto bene o ho detto male? Damiano Vannicola. Ah, Vannicola, con la C sola, e ovviamente è tornato tra noi, ogni tanto ci lascia, ci abbandona, Marco Ricciarelli, ma tu non ci sei mai con noi, non ti piaccio, ti sono antipatica? Prendi il microfono, Marco. Io volevo promuovere pure te, reporter, ma se non mi vieni mai qui, come non faccio? Non mi interessa come mestiere. Non ti interessa? Ti ringrazio. Ammazza come antipatico, eh? È proprio antipatico proprio, ma figurati. Allora, ragazzi, la società COR 2005 ha una bella storia, perché è un'ex società. Giancarlo, ce la vuoi raccontare un po' brevemente? Sì, la società nasce nel 1974, dentro l'Istituto Cristo Re. Quindi nasce dentro un istituto, insomma, della sì, chiesa, un istituto, ovviamente. Un istituto, cioè era una scuola, è cresciuto piano piano, siamo entrati in 4-5 noi genitori di ragazzi che giocavano, l'abbiamo portato avanti fino al 98, 99, poi si è divisa un pochino la società, una parte è andata a fare la scuola calcio dove c'è l'attuale football club, che c'era la GEA. Poi dopo ci siamo rimessi, no? Sì. Esatto. Quindi è l'ex scuola calcio GEA. Sì. E poi nel 2005 ci siamo rimessi e abbiamo rifondato un'altra volta il COR. Quindi siete un po' un pezzettino della GEA che si è buona, che si è distaccata e ha creato la scuola calcio. Che era ex COR pure. Esattamente, quella. Quindi insomma è tutto ex. Sì, tutto quanto ex. Volete durare invece adesso? Come ex? No, quanto volete durare? Insomma, tanti tanto. Ex invece adesso bisogna fare strada, andare adesso avanti. Fatto, infatti, questi ragazzi l'hanno fatta perché l'anno scorso hanno vinto, se non sbaglio. Hanno vinto il campionato giovanissimi regionale. Ah, complimenti, bravi, bravi veramente. Quindi sono stati promossi
Ci sono tutti i ragazzi che hanno partecipato? No. Diamo un microfono a lui che faceva cenno. Sì, sì, tu hai fatto cenno. Voi dovete capire, quando vi vedo in movimento, cioè, voi mi stuzzicate. Non sono tutti compagni, manca qualcuno? Sì, perché per motivi sia scolastici che personali, penso. Cioè, più che altro non lo so. Ci hanno detto ieri e non so che più di venire. Che vuol dire, Presidente, motivi scolastici? Ti passa il microfono? Che lasciano perché decidono di studiare? No, qualcuno esce alle 4 del pomeriggio. Ah. Altri, alla loro età? Sì, cioè, alcuni istituti, perché fanno istituti particolari. Ah, ok. E altri hanno da studiare parecchio. E quindi certo, quindi giustamente... Sì, non li giustifichiamo, che c'è bisogno di studiare. Ma decidono poi di non venire più in squadra oppure saltuariamente si presentano a giocare? No, gli allenamenti tutti presenti, sempre presenti sono. Sì, sì. No, dicevo, lui prima accennava al fatto che qualcuno non è confermato. Esattamente. Ah, qui non sono potuti venire. No. Ah, va bene, qui è giustificato. Non ci sono oggi problemi. Non sono potuti venire. No, io chiedevo se erano tutti loro della squadra dell'anno scorso. Erano stati tutti confermati sì, e promossi. Sì, 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 sono tutti la mia loro. Domanda. Poi se oggi non ci sono, va bene, li salutiamo comunque. A proposito di saluti, volevo fare un saluto particolarissimo. Allora, noi siamo stati martedì come FIGC, ovviamente, al primo appuntamento per il corso di allenatore all'interno dell'istituto minorile di Casal del Marmo. Io ho parlato a lungo con la polizia penitenziaria, li saluto tutti i ragazzi, tutto lo staff che lavora in maniera... assidua, precisa e con passione, ve lo posso garantire, all'interno dell'istituto minorile di Casal del Marmo. Un applauso a loro, ovviamente, anche per l'importante lavoro che stanno svolgendo. E ovviamente un applauso anche allo staff intero della FIGC che sta svolgendo questo corso che terminerà a fine gennaio e che promuoverà questi ragazzi che purtroppo sono all'interno di questo istituto allenatori di scuola calcio. Quindi vediamo un po' quello che succederà, se qualcuno avrà il coraggio e la voglia e la passione di rispettare le regole fuori attraverso il gioco del calcio, giusto Alessandro? Beh, una bellissima iniziativa che ovviamente è da apprezzare, perché comunque sia più volte il calcio è stato utilizzato come mezzo proprio per rinfrancare tantissime persone, tantissimi ragazzi, e a maggior ragione in un ruolo come quello dell'allenatore, dove è importante ancora di più trasmettere delle regole da rispettare. Infatti il messaggio è proprio più questo, che rispettarle. Quindi sono veramente lodevoli queste iniziative della federazione assieme alla polizia penitenziaria. Perfetto, quindi un saluto a loro. Allora, io volevo un po' affrontare anche con i ragazzi che sono grandi loro, quindi 15 anni, quindi hanno anche un po' il polso della situazione, e ovviamente anche con Alessandro, che forse è un po' più esperto. Allora, la situazione, quello che è successo durante Salernitana Nocerina, giusto Alessandro? Raccontacelo un po'. Ma è... una cosa non bellissima per il gioco del calcio. No, una cosa non bellissima, io parto da un'idea, però quest'anno un campionato della CU, la Lega Pro 1, un po' farsa, diciamo, per tre quarti delle squadre. E quindi secondo me in queste piazze calde, dove quest'anno lo sport non può primeggiare a causa che comunque non ci sono le retrocessioni, degli ultras, diciamo ultras, di tifosi, che non sono tifosi, secondo me sono brutte persone che hanno ricattato i giocatori. Tu dici che c'è stata una sorta di ricatto? Sì, probabilmente. Io ho giocato in piazze calde, tipo Ascoli, Alessandria, so che ci sono fazioni, diciamo, Alessandria al nord è una piazza calda. Un po', io pensavo che al nord era tutto molto più tranquillo. No, invece Alessandria è una piazza molto piacevole, però sì. Ci sta sempre qualche fazione che non rispetta, diciamo, le regole. Quindi secondo te è un problema legato alle tifoserie, alle minacce che fanno ai giocatori? Mettiamo paura a questi ragazzi, perché ovviamente no, è difficile arrivare in Serie A, in Serie B, ma io dico è che molto facile arrivare in C o in D in eccellenza, tra virgolette. Quindi questo è quello che succede sui campi di quelle serie là. Non succedeva più. Secondo me quest'anno è successo perché, non essendoci retrocessione, la Nocerina si trova all'ultimo posto, la Salernitana... Quindi non ha nessun motivo non di... Forse non riuscendo a vincere in campo, ha provato a vincere, tra virgolette, fuori dal campo. E secondo me sono stati... hanno perso comunque, ma sono stati... ma hanno vinto secondo loro facendo questa specie di ricatto, diciamo. Quindi, praticamente, questi ragazzi, questi giocatori hanno, come dire, voi sapevate, fatto finta di farsi male. Sì. Questo è successo. Avete letto, che ne pensate? Diamo un microfono a uno di loro. Chi è che vuole parlare di voi? Uno qualsiasi, il più piccolo, va? Il più piccolo. Tu hai sentito di questa storia? Sì, l'ho sentita. Fatto un'idea. Come ti chiami? José Russo. Sei di dove sei? Nato in Italia?
No, nato all'estero. Ah, dici dove sei nato, ci piace saperlo. Sono nato in Colombia. Ah, bene, perfetto, sei colombiano. Sì. Allora, ti sei fatto un'idea di questa situazione quando hai saputo la sera, insomma, di quello che era successo? Sì, cioè una pagina un po' brutta nella storia del calcio, ma succede. Ed è normale che succeda, però? Cioè che 5 giocatori caschino come pere cotte per terra per sospendere la partita perché minacciati? Cioè, non dovrebbe succedere, ma ogni tanto si pensa anche a se stessi e hanno avuto paura di quello che poteva succedere anche a loro. Damiano, tu hai lasciato il calcio? Ho lasciato e ho ripreso. Hai lasciato con l'ardita. Succedevano queste cose durante... No, questi livelli no. Noi... Livelli no, però insomma tu hai giocato in eccellenza, quindi non è che hai giocato... Sì, ti facevano sentire la pressione, ma... Cioè, c'avevi una responsabilità quando giocavi, la sentivi soprattutto quando c'hai 17 anni nel tempo, però mai una cosa del genere. Non c'era... Vabbè, certo, era diverso. Con chi hai giocato tu? Io giocavo col Ciampino prima. Ah, col Ciampino. Tu mi hai giocato col Ciampino? Conosci? No. La tua storia è molto bella, devo essere sincero. Tu hai lasciato perdere improvvisamente, poi ti sei avvicinato all'Ardita San Paolo e hai ricominciato a giocare a pallone. Sì, ho ricominciato con l'Ardita San Paolo, una squadra d'amici che giochiamo in terza categoria, quindi... Proprio quindi amici, terra amici. E niente, e hai smesso convinto. Per quale motivo? Ho smesso un po' per l'università e un po' per una questione di cartellino. Cioè? Firmi fino a 25 anni, mi vengono dalle giovanili del Ciampino, firmi fino a 25 anni. Non credo solo non mi aveva... Ciampino, credo tutti firmi, cioè per tutti c'è l'obbligatorietà di... Sì, purtroppo sì. Esattamente, ma c'è questa lotta dell'Associazione Italiana Calciatori che sta cercando di smuovere un po' il problema. Comunque scusa, mi ho interrotto, dicevi? Si firma fino a 25 anni. Quindi capirai, io ho finito la stagione in eccellenza, la società non mi aveva riconfermato, però mi ha chiamato una società di promozione, la Rustica, la Superiore della Rustica, avevo trovato l'accordo, solo che al momento di andare la società non mi voleva lasciare il cartellino. Volevano i soldi? Sì, io ho proprio detto, beh, prendetevi il cartellino. Quanto hanno chiesto? Possiamo saperlo? 1.500. 1.500 euro per essere liberato, fantastico, viva il calcio. E invece che è successo? Ho smesso, ho cominciato a fare atletica con degli amici, poi... Niente, io pensavo addirittura il cartellino mio era ancora bloccato perché dopo 3 anni, cioè scadeva 25 anni, quindi io manco ci ripensavo. Poi sono venuti 2 amici miei che giocano appunto nell'Ardita San Paolo e mi hanno detto: Damiano, vieni a giocare con noi, vieni a giocare con noi. Sono andato a allenarmi, mi è tornato subito la voglia. Ma perché era l'Ardita San Paolo? Insomma, perché il clima era diverso. Il clima era diverso, sì, è un clima fantastico. Cioè abbiamo più tifosi noi lì in terza categoria che quando ci giochiamo in eccellenza col Ciampino. Certo. Cioè è uno spettacolo, è... Loro si portano un sacco di tifosi, Giancarlo, dietro, circa 300-350 ragazzi. Dipende in trasferta un po' di meno, in casa di più, ovviamente. Conoscete, perfetto. Vabbè, in trasferta è normale, perché insomma al campo vostro a San Paolo credo vengano in molti. Allora, noi vi presentiamo una società adesso di calcio, così poi dopo c'è una novità, dopo il servizio insomma, che coinvolge i ragazzi del Cor 2005. È una società in periferia a Colli Aniene, loro si chiamano Hermes Scuola Calcio. Io ovviamente sto affrontando piccole società di periferia perché quelle grandi non hanno bisogno di essere raccontate perché sono blasonate, sono conosciute, hanno grandi numeri, quindi sto cercando di spingere un po' le telecamere, i racconti, le storie verso queste piccole entità di calcio in periferia a Roma e nel Lazio per promuovere il calcio buono e il calcio sano e ovviamente per farli lavorare un po' di più, quindi togliendo un po' di bambini anche alle altre società, insomma faccio un po' da promotrice per le squadre più piccole. L'Hermes, prego. L'Hermes nasce 4 anni fa, e nasce come una società che vuol dare un posto per giocare ai ragazzi che stanno in mezzo alla strada, nasce con questo imprinting. Io l'ho conosciuta perché lei ha accolto un gruppo di ragazzi che avevano avuto delle difficoltà a vivere in un'altra società ed erano stati allontanati, 2 di loro, e per amicizia e solidarietà il resto dei ragazzi della squadra, oltre il 50%, ha smesso di giocare a pallone ad aprile per vivere insieme ai compagni questo discorso d'amicizia e solidarietà. Siamo stati accolti dentro l'Hermes, però a quel punto è stato necessario trovare un impianto nuovo dove poter far vivere l'esperienza di questi ragazzi del 99. Siamo stati accolti molto bene dal Tor Sapienza, una società organizzata molto bene che ha capito il dramma di questi ragazzi e la voglia che avevano di giocare.
Non è stato semplice trovare questo campo, abbiamo bussato a tante porte, questa è l'unica porta che ci ha accolto. Noi abbiamo avuto altri incontri, ma erano cifre di cui mi vergogno anche a parlare, insomma, per 3 allenamenti a settimana più giocare il sabato o la domenica, insomma, ecco. Allora io mi chiedo, siccome erano tutti impianti comunali, io non so qual è la retta che questi signori pagano, ma chiederci come è stato fatto, per esempio, in altre società 15.000 euro, insomma, credo che sia prendere per collo situazioni che possono essere accompagnate in maniera diversa. Noi abbiamo un modo diverso di intendere lo sport. Noi vogliamo vincere, ma non ci interessa passare la categoria e diventare regionali o elite, vogliamo vincere nella vita. Durante l'allenamento che abbiamo fatto in un campo, parco di Aguzzano, c'era un ragazzino meno pronto degli altri che dopo 400 metri ha smesso di correre. E il più bravino, quello che veniva dall'elite, si è fermato insieme a lui e lo ha accompagnato piano piano al traguardo. Allora, questo gruppo di ragazzi, erano 11, a questo gruppo si sono uniti altri ragazzi che venivano da categorie regionali e dall'elite. Si sono uniti a loro perché hanno sentito questa storia. Io credo che l'umanità delle persone nasce e si accresce quando raccontano o ascoltano una storia. L'Hermes è affiliata alla Federazione Italiana Gioco Calcio. Tutti i nostri allenatori sono dotati di patentino della federazione, perché crediamo che la professionalità sia il primo gradino. A questo non va disgiunto il discorso dell'umanità, che è una cosa che almeno io a 64 anni ho visto scarseggiare un po' sui campi di gioco. Noi ci alleniamo il lunedì dalle 15.30 alle 17, il mercoledì nello stesso orario, il venerdì dalle 17 alle 18.30, più il sabato e la domenica, secondo quello che ci destinerà, diciamo, la federazione. Per rendere possibile questo, rispetto ai costi di struttura che comunque vanno affrontati, alcuni genitori sono diventati sponsor di questa squadra. Quindi questo è stato possibile perché i genitori hanno capito che noi tendevamo ad insegnare a questi ragazzi non solo a giocare a pallone, ma delle regole, a dargli degli strumenti per imparare le regole e affrontare la vita in maniera diversa. Noi abbiamo lavorato anche in passato con il progetto Marco, che è un genitore che lavora al Poligrafico e che attualmente è il presidente del progetto Marco, perde un figlio. E portava avanti, si era innamorato dell'Africa e del dolore che sentiva emerge da questa terra. E se stava interessando all'Africa, questo ragazzo se ne va. Questo genitore prende questo progetto del figlio e lo porta avanti. Ed è un progetto importantissimo. Abbiamo realizzato fontane di acqua, abbiamo realizzato coperte, pane, scuole, posti letto, addirittura una clinica ginecologica. C'è una bella fotografia su Facebook con alcuni abitanti del Malawi che hanno un libro in mano che è servito, è diventato per loro pane, è diventato coperta, è diventata acqua, insomma, ecco. Lo vogliamo dare con il rosso e il nero, che sono all'interno del nostro stemma, un segnale di unità, perché nella storia del nostro paese abbiamo visto come tra questi due colori una contrapposizione. Noi vogliamo dare invece un segnale diverso. Tanto tra i valori che dicevamo prima, tra lo sport e tutti i valori della cultura, tra tutte le diversità che i ragazzi portano e che compongono poi la loro bellezza, il fatto di stare insieme. Questa è la nostra idea dello sport. Noi vogliamo che oltre ai piedi a sti ragazzi cresca pure il cuore e il cervello. E rieccoci in studio. Allora, cominciamo questa settimana un giochino nuovo, nel senso che nella seconda parte faremo sempre il gioco delle domande e risposte, però abbiamo inserito nella prima parte un gioco tecnico, per cui portiamo sempre società, quindi ci piaceva vedere i ragazzi, come dire, praticare anche qui in studio, quindi ci siamo un po' attrezzati. Il gioco ovviamente è organizzato da Alessandro Carta e Alessandro Boccolini, miei Alessandri ovviamente. Alessandro adesso Boccolini lo presenterà, vero Alessandro? Sì. Perché l'idea in realtà è venuta a te. Sì, dai, diciamo di sì. Di comune accordo con Alessandro, così mi scarico di ogni responsabilità. No, scherzi a parte. Il gioco è semplice. C'è una squadra contro un'altra squadra. E una squadra effettuerà i palleggi.
mentre quest'altra dovrà fare lo slalom nel minor tempo possibile, andata e ritorno, per ognuno dei giocatori. Se un conetto viene abbattuto, diciamo, si sottrarranno 4 palleggi dal cambio di prova quando i ragazzi effettueranno i palleggi. Ok, non ho capito niente, ha detto bene. Però, ha detto benissimo, e tra l'altro questi sono i famosi giochi a tema ideati dal professor D'Ottavio quando esisteva il Centro Calcio Federale, esatto. Che per il Sei Bravo A, che poi concludeva la stagione a Coverciano, prevedeva un gioco che dava il tempo, l'orologio, al gioco e un gioco tecnico di abilità che poteva essere un calcio di rigore, un tiro, in questo caso un palleggio. Va bene, ma cambieremo il gioco ogni settimana o sarà sempre questo? No, Alessandro? Facciamo questo, così confrontiamo i tempi e va il record bene, dei va palleggi. Bene, vediamo, un po' quindi appena i ragazzi sono pronti io avvio il tempo. Ok, si sono subito lamentati loro che i conti sono piccoli, perché allora, sono grossi. Aspetta che gli facciamo dare il nome, vai. Lorenzo. Vai. Lorenzo. E due. Mirko. E? Vincenzo. E Vincenzo. Allora, perfetto. Andate e ritorno in conduzione. Pronti, partenza, via. Palleggia. Cambio. Ecco, si può fare anche un po' di tifo tipo sci, esatto. Vai. Siamo a 14 secondi, a metà tempo, metà percorso. Quanto occhio tempo a non far cadere. E sono loro che danno il tempo. Quando finiscono il percorso, vediamo. Attenzione a non far cadere il conetto che è un palleggio in meno. Ah, si allarga un po', attenzione, rientra. E stop. 55. Non ha finito lui, non era di qua, no. Va bene, 30 secondi e 66. Ha fatto meno di te, Ale, che avevi fatto 34. Quanti palleggi? 55. 55, accidenti. Quindi, 55. Però ovviamente 55 palleggi alla squadra B. Ma riuscirete a battere 55 palleggi e dovranno battere la squadra A che ha fatto 30 secondi e 66. Perfetto. Pronti allora, cambio squadre e via. Azzeriamo il tempo. Chi è che palleggia di voi? Vai, uno che scegliete palleggia. Il palleggiatore. Vai. Li presentiamo e poi vediamo. Giuseppe, ti chiami tu? Lui non gioca, perché? No, lui adesso è in attesa, recupera, perché abbiamo 4 giocatori della sua squadra. Aspetta, i nomi. Gabriele, Edoardo, Adriano, Enrico. Ed Enrico. Ok. Allora, ragazzi, aspettate il via. Pronti? Partenza, via. Vai. Attenzione a non far cadere il conetto. Neanche a spostarlo. Attenzione, però non è caduto. Lui. Vai, è un gioco di grande abilità, di coordinazione. Qui c'è un incrocio di palle, però. Benissimo, vai. Mi sa che Giuseppe ha battuto tutti. Esatto. Via, c'è ancora tempo, dai. C'è ancora tempo. Abbiamo ancora uno, forza. No. Ha superato un punto di penalità, ha superato. Attenzione, 2 punti di penalità. Stop. Allora. Stop. Allora, la squadra B ha messo 32 secondi e 0,3. Quindi hanno fatto pure un po' più. Dobbiamo dare. Quanti palleggi hanno fatto? 42. Ale? 42. Dobbiamo sommare quindi 4 punti. Facciamo anche matematica. E arriviamo a 46. Quanti conetti hanno spostato? 4. E arriviamo a 50. Hanno fatto Vince la squadra B con 55 palleggi contro la squadra A che ne ha fatto 50. E vai, bravo, dai, un applauso. Fategli un applauso comunque. Su, sono compagni di. Allora, mi chiedevi, ragazzi? Bravissimi, anche perché sono stati i primi i primi, sono stati esattamente. Bravi. Però hai visto che regole precise, gli abbiamo sommato i palleggi, gli abbiamo tolto le penalità. Scusa, il microfono a Claudia, allora. Questa è la prima volta, chissà quanti in ambito nazionale grazie, ci copieranno. Alessandro. Quanti in ambito nessuno, nazionale ce lo facciamo noi. Allora, ovviamente loro magari sono stati un po' frenati dal fatto che sono enormi questi ragazzini, cioè sono ragazzini di 15 anni ma sono giganti, eh? Com'è che sono così grossi? Madre natura. Non è che vengono selezionati perché sono troppo grossi, no? No, non facciamo queste distinzioni. Domanda, no. Però insomma, beh, ma Giusy, la riduzione di spazio e tempo a livello coordinativo è molto allenante. Sono stati quindi bravi però comunque. Questi ragazzi, un tempo si dicevano che quelli alti non sono coordinati, ma sono migliorate le tecniche dell'allenamento. Certo. E comunque è questo il modo di andare avanti in una preparazione atletica. Quindi complimenti ragazzi perché comunque hanno fatto tantissimi palleggi. I palleggi chi è che palleggiava di qua?
Lui si chiama, come ti chiami? Mirko. Allora, quanti ne ha fatti Mirko? Mirko ne aveva fatto 42, però abbiamo sommato i 4 punti perché è la squadra che ha effettuato nel minor tempo il percorso. Ok. Più le penalità che comunque hanno fatto i ragazzi, è arrivato un totale di 50 palleggi, anche se in realtà ne ha fatto 42. Ok, quindi come punti ne ha racimolato 50. Ciò nonostante, José è fortissimo, il colombiano, bravo, ha fatto 55 palleggi. Bravo José. Bravo José. Bravo, bravo Giuseppe. Da dove vieni? Sempre dal coro? Tu ce l'hai il microfono vicino? C'hai un microfono? Vieni sempre da questa società o vieni da Sì, questo è il mio quinto anno di calcio, sempre al coro. È il mio quinto anno di calcio. Dentro, in questa società? Sì, tutti al coro, fatti. Perfetto, bravo, bravo. Quindi hai cominciato non prestissimo, a che età hai cominciato? Ho cominciato all'età di 9-10 anni. Quindi diciamo non in quell'età assurde, 5 anni, no, 4 piccolo, anni e mezzo. Piccolo, no, lui è arrivato a quel momento. Va bene, va bravo, bravo, complimenti. Noi terremo questo record che invitiamo le altre squadre che verranno a provare a battere. Esattamente, batteremo, bisognerà battere il record. Sì, è il tempo, ma soprattutto i palleggi di Giuseppe. Esattamente. Claudia, eccoti qua. Volevo darti un'inizio, ma probabilmente tu la sai, gli occhiali ho dovuto riprendermi. Allora, leggevo oggi, mi è arrivata questa bella notizia, che la FIFA ha pubblicato la nomination per il Puskas Award. Esatto. Miglior gol. Esattamente, per il gol più bello della stagione sportiva. I criteri sono 4, l'estetica del gol, l'importanza della partita, l'assenza di fortuna nel gol, quindi bravura in assoluto, e il fair play. Anche assenze quindi di condanne nel doping. Tra le nomination ci sono due donne, tu lo sapevi? Meno male, cioè ci sono due calciatrici che vengono viene una dal, aspetta, eccolo qua, Luisa Necib dal Lione e Lisa De Vanna dal Boston Breakers. La cosa più strana e più particolare è che soltanto un giocatore italiano farà questa selezione ed è Angelo Di Natale dell'Udinese, quindi è l'unico selezionato per questa... Antonio Di Natale si chiama? Sì, sì, Antonio Di Natale. Vabbè, Angelo Di Natale, appunto. E poi c'è anche un giocatore del Genoa. Appunto, Angelo Di Natale verrà selezionato per... È stato selezionato per... No, Antonio, ovviamente stavo scherzando. Non mi andava di correggermi, ovviamente. Esattamente, Giussi non sbaglia mai. Sono due calciatori del campionato italiano. Un giocatore greco del Genoa che ha fatto un gol su rovesciata bellissimo l'anno scorso. Del Bologna, Del Bologna. Del Bologna. Del Bologna. Oh, io ti sei un disastro oggi. Non è che sappiamo tutto, Del Bologna, no, però dicevo, l'unico italiano è Di Natale. L'unico italiano è Di Natale. Comunque non è italiano, Natale, questo volevo dire. Italiani, niente. È soltanto Di Natale. Che ha fatto un gol simile a quello anche di Totti. Sì, perché dice anche la bellezza del gol, quindi e che non deve essere fortuito. Due donne, insomma, è un po', come dire, una bella vittoria, Cominciamo a avere qualche vittoria anche per questi premi, questi riconoscimenti. Purtroppo ancora niente dalla parte italiana, però un passo alla volta. Ci vuole un po' di tempo. E poi la FIFA sta promuovendo tantissimo il calcio femminile, quindi sicuramente avrà voluto per forza inserire due o tre giocatrici per questo premio importante. Però io ho visto le immagini, devo essere dopo sincera. Dopo tanti anni di calcio femminile certo. E vedendo anche delle partite delle competizioni mondiali, europee, insomma, non si vedono dei bellissimi gol. Esatto, e quindi una delle due sicuramente, speriamo che lo vinca, insomma, no? Noi tifiamo che per vinca le donne. È difficile, ma più Vabbè, alto arriva. Tifiamo per le donne, dai, facciamo che tifiamo per le donne, e dopo questo tifo per le donne mandiamo la pubblicità, ci vediamo tra pochissimi minuti. In questa vita niente è dato per niente, diceva continuamente quel ragazzino già grande, coi sogni da adolescente, nel campetto tra i palazzi.